tutti, sono Fabio Anica, sono il tutor didattico e il docente del Dipartimento di Chitarra Acustica ed Elettrica del Centro di Musica Moderna Lei Music Academy di Sarzana, in provincia di La Spezia. Oggi voglio mostrarti una delle lezioni del manuale di chitarra di Massimo Varini distribuito da Carisch, esattamente questo, che troverai insieme al kit Ecomia Learning Pack, che è la chitarra che stai vedendo ora, la custodia Rock Bag morbida e imbottita, un manuale di chitarra, appunto questo qua che ti mostro oggi, e un scaldamani. In più troverai all'interno di questo manuale un voucher che ti permetterà di usufruire di 4 lezioni a un prezzo abbastanza promozionale, perché tutto il kit ti costerà 160 euro, e sono 4 lezioni che potrai usufruire con uno dei docenti abilitati da Massimo Varini, tra cui anche me. La lezione di oggi sarà la numero 13 di questo manuale che ora ti mostro. E di che cosa parleremo? Praticamente oggi parliamo dei giri di accordi e prenderemo ad esempio il giro di Do, uno dei più famosi utilizzati in tantissime canzoni dagli anni 50 fino ad oggi. Gli accordi sono Do, La minore, Fa e Sol, e noi lo vedremo in due modi un po' diversi, nel senso utilizzeremo il primo con anche accordi a vuoto, quindi Do, Fa sotto forma di barré e Sol maggiore. Ti ricordo che se sei uno che ha cominciato a suonare da poco e hai già delle tue difficoltà, incominciare a suonare questo barré Fa non è semplice, soprattutto per le prime volte. Una cosa che ti può essere d'aiuto in questo caso è poter regolare con il fast lock che trovi qua dietro sulla chitarra, e nel pack viene fornita anche la brugola, ovviamente. Puoi regolare con questo l'action, quindi l'altezza e la distanza del corde dal manico. In questo modo, tenendole più bassa possibile fino a quando non diventerai molto pratico, ti sarà più agevole suonare il barré, come vedremo più avanti, perché ci sposteremo e lo faremo sia in questa posizione sia tutti sotto forma di barré, in modo tale appunto che non solo impari ad apprendere come fare questo tipo di tecnica, ma spostarti lungo tutto il manico. Quindi hai un Do qua all'ottavo tasto, La minore quinto, Fa al primo, Sol al terzo. Ok, andiamo nel vivo, incominciamo a suonare ad esempio, così come troverai anche nel manuale, in modo tale che se tu già lo hai puoi seguire direttamente quello che io ti sto dicendo. Incominciamo a suonare in 4/4 la nostra ritmica sarà formata da semiminime, cioè quindi una pennata ogni quarto, una pennata su ogni battito del nostro piede. Ti ricordo di battere il piede sempre, in qualsiasi momento. Ammettiamo che il nostro BPM sia questo: 1, 2, 3, 4. Allora, due cose particolari che possono fare poi la differenza, perché io anche con i miei allievi parlo sempre in questi termini. È vero anche che dobbiamo fare degli esercizi per mettere in pratica alcune di queste delle tecniche che andiamo a vedere man mano, che siano essi accordi o tecniche pure sulla chitarra. Però è molto importante che subito dopo la prima fase di esercizio tu faccia diventare questo esercizio della musica vera, ci metta quindi del tuo. Due piccoli accorgimenti. E chiaramente non possono suonare tutte e 6 le corde della chitarra su ogni accordo. Esempio: se il primo accordo è Do, il nostro basso principale, quindi la prima nota che deve suonare, deve essere Do in questo caso. Per cui, avendo il Do sulla quinta corda, questo, dobbiamo evitare che suoni la sesta. Come facciamo? E avendo questa posizione, posso andarlo a chiudere con il pollice in maniera tale, senti, non suona, non premere troppo, se no ti può suonare una delle note sulla stessa corda. Devi soltanto chiudere a sufficienza, come se fosse una specie di palm muting in sostanza. In questo modo, anche andando a velocità sostenuta con il plettro, senti, non si sente. In questo modo, anche su accordi come per esempio il Re, anche se non lo vedremo, dove dovrei chiudere le prime 2 corde partendo dall'alto, quindi la corda di Mi e la corda di La,
incomincerai a vedere che i tuoi primi giri di accordi o le prime canzoni che farai suoneranno, tra virgolette, meglio di come erano prima. Quindi, passando invece alla seconda versione di questo esercizio, quindi suonandolo in ottavi che cosa significa? Che suoneremo 8 crome per ogni battuta, quindi 8 crome per ogni accordo, due pennate su ogni battito del nostro piede, e a questo punto cominciamo a introdurre la pennata alternata. Giù, su, giù, su, giù, su. Allora, ammettiamo che la nostra velocità sia 1, 2, 3, 4. Molto importante, soprattutto per questa prima fase, io credo che sia meglio incominciare sempre a suonare questo tipo di accordi con un plettro come questo, vedi, molto morbido, un medium 50-60 mm per intenderci. Questo perché fino a quando tu non prendi dimestichezza, con la chitarra e utilizzi anche con l'atteggiamento della mano destra e del braccio destro un suono morbido. Un plettro morbido ti può venire in aiuto, soprattutto in questa fase del tuo percorso di studi di questo strumento. Allora, proviamo a fare adesso la stessa cosa utilizzando quello che troverai appunto sul manuale di Massimo Varini e partiamo dall'ottavo tasto e suoneremo Do, La, Fa, Sol sotto forma di barré. Attenzione perché questo sarà più difficile. Ricordati di regolare l'action qualora tu abbia questa chitarra e ora ti faccio sentire cosa esce fuori suonandotelo prima in quarti, quindi una pennata su ogni piede, su ogni quarto e poi in ottavi, due su ogni battito. Ok? 1, 2, 3, 4. A miscelarli insieme così come visto e prova anche a provare ad inserire una volta un barré, una volta un accordo in posizione aperta. Ad esempio, una cosa che ti può venire incontro può essere questa: mischiare le forme di accordi soltanto per incominciare a muoverti in maniera più sciolta. Quindi ricordati che tantissimo inciderà sul tuo suono, sul tuo modo di suonare, il movimento del tuo braccio destro, che più morbido è, meglio è in questi casi, e il plettro che andrai ad utilizzare. Però abbandoniamo un attimo il manuale e cominciamo a entrare un po' più nel vivo, cioè di rendere musica quello che tu stai facendo, e quindi anche un semplicissimo e banale giro di accordi, renderlo un po' più musicale. Vediamo un paio di aspetti, niente di particolare o di particolarmente difficile, però incominciamo a pensare di dare degli accenti sulla ritmica che noi andremo ad utilizzare e una di queste può essere la famosa, se ti è mai capitato di sentire, il pum pum cha, no? Quindi enfatizzare prima le parti di bassi e poi le parti di acute, quindi prima picchiare sulle corde più basse e alternarle con quelle acute in modo tale da creare questo tipo di movimento che ti dà proprio l'idea di un movimento sonoro a tutti gli effetti. Quindi prendiamo lo stesso giro e incominciamo prima con in questa zona del manico, quindi utilizzando anche gli accordi in posizione aperta. Per cui 1, 2, 3. Thank you.
come visto è molto semplice. Utilizzo un tipo di ritmica in questo genere. Ta 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 tum ta tutum ta tum ta. E le penate sono tutte in giù, proprio per enfatizzare il suono dei bassi. E te lo faccio vedere un po' più lentamente. Non c'è un numero di corde o la corda giusta da andare a suonare, ma quello che conta è dare questo tipo di sensazione, quindi che tu prenda prima il La, il Re o tutte e due insieme e poi prenda magari uno, due o tre delle corde più acute partendo da sotto, poco conta, l'importante è raggiungere l'obiettivo. Invece, un altro tipo di caratteristica da inserire in una ritmica come questa può essere quella di utilizzare una nota in comune, che in questo caso io utilizzerò la nota Sol, perché anche se tu chiaramente magari non lo sai a livello di teoria o di armonia, però la nota Sol in questo giro può andare bene su tutti gli accordi. In questo caso la utilizzerò con il mignolo sulla prima corda, perché in questo modo utilizzerò un Sol molto acuto, che in gergo si dice un Sol al canto. Su Do fa parte dell'accordo, su La minore diventerà un La minore settima, su Fa diventerà un Fa con la nona, Sol è la sua nota principale. Cosa tiriamo fuori adesso? Ok, come vedi, con poco, quindi semplicemente aggiungendo una nota, riusciamo a creare, oltre alla ritmica, un briciolo di melodia. In questo caso, l'unica cosa che devi ricordarti, che non ti ho detto prima, è che quando fai il Fa, ovviamente io l'ho ristretto a questa posizione con il Sol al canto, mi restano libere due corde che ho deciso di chiudere con il pollice, in maniera tale che la mia prima nota sia un Fa e quindi come basso Fa. Prova ad esercitarti, in base a quello che ti ho fatto vedere, in base a quello che troverai sul manuale, anche utilizzando ritmiche diverse o accenti sui barré che ti ho mostrato prima. Quindi, e ricordati anche di provare a casa, anche magari guardandoti davanti a uno specchio, a far sì che questo braccio, oltre ad essere morbido, segua anche l'andamento ritmico del brano, cioè cerca anche di muoverti, tra virgolette, al ritmo della canzone, perché questo ti aiuterà a far sì che il tuo modo di suonare diventi sempre più bello. Ciao e buon lavoro!